Sono Davide di Audio Costruzioni. Era un po' che volevo fare questo video riguardo questi diffusori qua, che sono le monitor audio RX6. Sono praticamente una linea di prodotti di questa casa inglese famosa oramai, presente da tantissimi anni, che ultimamente si vendono veramente molto bene perché secondo me hanno fatto una serie strepitosa. A oggi questo modello qua, l'RSX6 del 2011, costano questo modello nero lacato 1.340 euro, mentre il modello in legno normale costa 1.120 euro. Cosa c'hanno di bello questi diffusori? Allora, partiamo dalla costruzione. La costruzione è incredibile perché sia questi laccati che gli altri in legno hanno una forma molto, diciamo, piccolina, non tanto alta. Adesso io ho messo i miei supporti, comunque sono praticamente 91 cm per 18,5-19 cm, e hanno una base completamente in alluminio che, con le sue punte, che può anche non essere montata, non è necessario, insomma. Perciò per chi ha piccole, diciamo, dimensioni, si può anche fare qualcosa. Sono completamente arrotondate nei bordi, la finitura è bellissima, guardate solo come si presentano bene. Hanno un reflex sia davanti che dietro. Nella confezione abbiamo una spugnettina, perciò se per caso dobbiamo metterli vicino al muro, non c'è nessun problema, possiamo infilare la spugnettina qua nel reflex posteriore. Montano due altoparlanti di 16 cm, sono facili da pilotare, sono praticamente un 2V5, perché questo fa da midwoofer, questo da woofer, e suonano bene, suonano proprio bene. Non hanno né troppi bassi né troppi medio alti, insomma sono casse piacevoli, vanno bene sia con i valvolari che con i transistor. Tra l'altro, da quando è uscita questa linea qua, praticamente su questa fascia di prezzo io penso che ci sia veramente poco che possa competere. Forse adesso le Indiana Line Musa non le ho ancora provate per bene, ma potrebbero arrivare a questi livelli, ma siamo ad altissimo livello. Ora io spengo un po' l'amplificatore e ve le faccio vedere meglio. Adesso zoom un pochino, così. Nella confezione troviamo tutto, qua io l'ho messo sul mio supporto e c'è sulle basi in marmo che fornisco eventualmente anche io se piacciono, qua ho fatto il supporto girato. Ecco, come dicevo, la cassa si presenta così, il diffusore. Dietro troviamo il reflex posteriore, che come dicevo prima può essere anche tappato col suo spugnetta che c'è in dotazione. Dietro troviamo due bei connettori in B-wiring, volendo. I piedini sono regolabili, sono a conie regolabili, e questo è completamente in alluminio. Torno a dire strepitosi.
Un saluto da Davide di Audiocostruzioni.